detto, mi dice sì, Sant'Erasmo, abito qua, 100 metri. Sant'Erasmo, Idrione San Miguel. Petit Via Galileo Ferrari. Poggio Reale. Sant'Erasmo. Com'è un quartiere? Perché è abbandonato da 10 giovani. Mi piace il nostro quartiere? Sì. Sì. C'è tutto nel vostro quartiere? No. Cosa manca? Tanto le palestre per fare attività. I giochi. Noi vorremmo una parte dove potremmo giocare, potremmo fare molte cose, ma qua non c'è niente. Più verde, più spazi per giocare soprattutto. Non abbiamo scivoli, né altalene, né niente. Gli unici giochi, i palloni, nascondi, acchiappare e tutti i giochi. E dove li fate questi giochi? Semplice, nel palazzo ci nascondiamo. Vorremmo una parte dove giocare. E a pallone, non c'è spazio per far giocare i bambini. E purtroppo li dobbiamo far scendere giù a parco, chi abita in un parco. Oggigiorno fa paura tenerli per la strada. Niente, stanno in casa. Perché il quartiere non offre tante. Non ci stanno giochi per i bambini, parchi, giardinetti, non ci sta niente. Sono solo fabbriche, non c'è niente per i bambini. Quindi c'è lavoro perlomeno se ci sono le fabbriche? No, non c'è nemmeno il lavoro. Se sono le fabbriche non c'è il lavoro. Manca qualche punto di aggregazione oltre a quello che è il campo qua dei preti. Come struttura è un bel quartiere, però ci sono persone che lasciano molto a desiderare. Ci potrebbe stare molto di più di quello che c'è, come spazio, come vivibilità. Un po' di strutture per i bambini soprattutto, magari un parco giochi, giusto per non tenerli strada. È un quartiere come tutti quanti, però è sprovvisto di un campo di pallone, di un posto dove far giocare i bambini, è sprovvisto di tutto, ci può solo abitare. Al momento un quartiere che vorrebbe risorgere, perché magari tempo fa si organizzavano tante cose per i ragazzi, soprattutto per i bambini, e che al momento è un po' trascurato. Diciamo che come zona non ci non sta offre niente, più di tanto. Il rione in sé per sé. Anche se la chiesa diciamo, organizza, abbraccia. È l'unico punto di riferimento. Quando si fa quell'ora, quando si fa buio non può scendere nessuno. Non c'è una fermata di un pullman. Quindi alla sera bisogna scendere con la macchina, che a piedi, lo ripeto, non possiamo camminare. Ma a Sant'Erasmo si parlano di circa su 5.000 abitanti. E quante palestre ci sono a Sant'Erasmo? Una sola privata. Quanti parchi? Parchi verdi? Nessuno. Parchi verdi, zero. Quante biblioteche comunali? Zero. Quante scuole? Elementare, media, cioè un istituto complessivo questo. Immaginate che per avere questa scuola, se la possiamo chiamare scuola, abbiamo fatto le notti con le tende. Noi questa scuola abbiamo lottato per averla. È una succursale, non è neanche una centrale, ma purtroppo più vicina a noi questa e ci si dobbiamo accontentare, non è che. Può ospitare massimo 210 bambini, massimo. Tutte le scuole di Napoli hanno il pulmino comunale, solo a Sant'Erasmo il pulmino comunale non esiste. Stiamo combattendo da tanti anni per avere uno spazio verde per i bambini, per avere una qualsivoglia dire una palestra, un campetto di calcetto. Una palestra! La palestra! La stanno costruendo! L'hanno fatta anche, però non si sa quando non entra. Non c'è niente di questa scuola. Già siamo dietro la ferrovia dove sono tutte le siringhe, tutte roba che fa schifo. È dietro è una ferrovia abbandonata. È delle ferrovie, allora è privato. È privato, però abbandonato. Ci sono siringhe, ci sta dentro, ci facciamo far male. E non possiamo giocare a pallone. Ma in teoria si potrebbe andare in questa ferrovia, no. Oppure andate. No, andiamo! Andiamo perché non c'è spazio per giocare a pallone. E vi cacciano pure ogni tanto? Sì, a volte. Abbiamo fatto battaglie per la manifattura, il campetto di calcio, hanno risposto picche. Ci promettono solo quando ci sono le elezioni, che vengono, promettono e poi non se ne vanno e non si fanno più vedere. Poi aspetta, ma andiamo a votare. E sto aspettando a tutti quanti, perché ho paura mi sono che mi resta che ho qua, ascolto, ne voglio fare votare nessuno. E secondo lei le istituzioni fino ad oggi sono assolutamente assenti.
malgrado insomma si diceva che nel nostro quartiere avrebbero fatto tanto. Addirittura penso che insomma si sa il fatto della manifattura da Bacchi, lì doveva venire la cittadella della polizia, e non è vero, insomma là verranno le coppalle. Poi so che portano le manezze anciadutto. Sappiamo che comunque scaricheranno prossimamente, da quello che abbiamo potuto capire. La discarica via Gianturco per me non esiste proprio. Invece di mettere l'immondizia, perché fanno un parco a giochi per i bambini? Mo non possiamo stare ora, mo che viene caldo. Qua stiamo combattendo per una scuola che sta nei top. Figurati mo che ci viene a nulla. E il problema è strutturca. La scuola nostra è proprio l'ultimo dell'ultimo. Ma giustamente i top trasino perché stiamo pieni di zim. Ora stiamo pieni di immondizia e non possiamo stare più. I bambini sono piccoli, vanno all'incontro delle malattie e non è cosa. Purtroppo dobbiamo lottare per questa spazzatura, ma no, qua non la devono proprio mettere la spazzatura, perché ci sono molti bambini che hanno lottato con le malattie, ma pesanti, però il Signore l'ha aiutato, ma purtroppo a quella, ma altri no. Ma non sanno che poi spiegano sulla pelle dei bambini di Santa Rosa. Non lo capisco, che invece di combattere loro distruggono. Che ne abbiamo combattuto pure che guardi, che mancano le mani, a Santa Erasmo. Io e creatura mai malati, la mi si è mascherina e la discesa. Allora so per loro che loro non pensano ai figli. Qui stiamo noi in Darunza. Che stiamo lottando tutti per cercare di non far venire queste 40 tonnellate di spazzatura. Vorrei che non venisse. Speriamo che con l'aiuto di tutta la popolazione del quartiere riusciamo a fermarlo. Ti devi dire di che quartiere sei? Sant'Erasmo. Del comitato. Sì. E di che parlano in queste riunioni? Di spazzatura. Sempre di spazzatura. Quella è?